Ciao a tutte e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Questo sarà il video più richiesto, quello dove vi parlo del mio intervento al seno. Dopo questa clip qui ne vedrete altre che sono di diversi giorni e di diversi mesi in realtà. Quindi non fate caso che adesso io ho i capelli rosa e poi li rivedrete alla fine perché mi mancavano queste clip iniziali, quindi le sto registrando adesso. Comunque vi lascio appunto alla sostanza vera e propria, tutte le mie emozioni pre e post operatorie, vari consigli, eccetera, eccetera, eccetera. Spero vi sia utile questo video. Oggi è il giorno prima dell'intervento. Diciamo che la mia ansia da 1 a 10 sicuramente è un 3-4. Più che altro non ho tanta ansia quanto curiosità di vedere il dopo, sia come l'aspetto, cosa si sente, cosa si percepisce. Quindi appunto la mia è più curiosità. Poi avendo già fatto degli interventi in precedenza, io non ho paura né dell'anestesia, anzi. E niente, sto per andarmi a fare la mia ultima doccia per non so quanto tempo. Questo appunto, come avete capito, sarà il mio, chiamiamolo, diario di bordo. Quindi il prima, il durante, il dopo. E poi vi darò degli aggiornamenti anche nelle settimane successive. Cercherò di farvi vedere il più possibile senza logicamente mostrarvi direttamente gli oggetti in questione. Ho deciso questa data insieme al chirurgo circa un mese e mezzo fa, quindi alla fine non è passato neanche troppo, ma mi sono sembrati infiniti questi giorni e non mi sembra vero che appunto domani farò questa cosa. Mi tolgo un enorme peso dallo stomaco in tutti i sensi, perché io le farei vedere adesso, poi magari vi metterò logicamente delle immagini quando farò il video esperienza del prima e del dopo, per farvi vedere effettivamente come mi ritrovo adesso. Tra l'altro mi sto guardando allo specchio, quindi sì. E noi ci vediamo domani mattina perché l'intervento sarà, penso, domani prima di pranzo. Mi ha detto di stare alle 11 alla clinica. Vedremo come sarò, come starò più che altro. Doccia fatta, mi sono scordata di dirvi alcune cose prima di entrare in doccia che, rimuginandoci poi sopra, mi sono venute in mente. Prima di tutto, avrò fatto, quando avrete visto questo video, la mastopessi con protesi, che è diversa dalla mastoplastica normale perché in più c'è una funzione lifting. Infatti la cicatrice non è soltanto sotto al seno, ma è sotto, sale per verticale verso il capezzolo e poi è intorno al capezzolo. Quindi i punti sono di più, logicamente. Teoricamente si dovrebbe sentire un po' più male, anche perché la mia poi sarà sottomuscolare, senza problemi per un futuro poi allattamento. Protesi rotonda, si sta parlando la videocamera. Per il dopo, vi dico subito che mi ha detto dovrò prendere l'antibiotico. Io ho dei problemi con le pasticche, quindi si troverà un'altra soluzione. Poi appunto andrà portato il bra, quindi il reggiseno contenitivo, quello che si allaccia sul davanti. Io l'ho già comprata di mio perché sono previdente, qui dopo ve lo faccio vedere. L'ho preso su Amazon, ma lo potete trovare tipo nei negozi, quello di sanitaria. E altra cosa, vabbè, mi dovrò togliere i piercing, gli orecchini li ho già tolti e come vedete io porto il gel e quindi mi hanno fatto togliere un'unghia almeno. Sto facendo questi video, tra l'altro, ve lo volevo dire, non per dirlo ai 420 perché me lo sarei benissimo potuta tenere per me, ma semplicemente per informazione, perché io ho cercato un sacco di video su YouTube, li ho trovati soltanto da americane. In Italia ce ne sono pochissime di mastopessi con protesi, quindi sono contenta di condividere la mia esperienza se può essere d'aiuto a qualcuno. Allora, come potete vedere, queste due sono le cose che erano nel kit che ho comprato su Amazon, tipo intorno ai 50 euro, vengono più o meno tutti così. Questo è il reggiseno post-operatorio che praticamente calza così, e poi c'è appunto la fasciatura in questo modo qui. In ogni caso io ce l'ho, devo solo provare se poi mi vanno bene la misura, e altrimenti ne prenderò un altro e questo lo manderò indietro. Infatti mi sono tenuta la busta. Volevo farvi vedere un pochino il prima, senza che mi bannino il video, logicamente. Tanto quando vedrete questo video non saranno più così, quindi poco me ne importerà. Però questa è la mia situazione. Allora, il mio seno dovrebbe stare tipo qui. In realtà la punta è qui. Come vedete si intravede proprio la forma, che appunto mi ha detto che ha un seno tuberoso. Come vedete qua sopra è piatto. Cioè io sto premendo, premendo, premendo e praticamente sento il muscolo sotto perché non c'è tipo nulla. E tutta la ghiandola, vedete che cade verso il basso. Buongiorno, oggi è il giorno. Mi sono appena tolta il piercing. Sono le 8 e io sono sveglia dalle 3 più o meno. Non tanto per l'ansia, perché ripeto,
anche adesso non ce l'ho. Ma perché questi giorni, come potete vedere anche da qui, ho un problema di prurito e di pelle ipersensibile. Quindi continuavo a grattarmi, mi alzavo, mettevo la crema, ritornavo a dormire. È stato drammatico, ragazzi. Io spero adesso, prendendo l'antibiotico per appunto questa operazione, mi si calmi un pochino questa reazione. Sono stata sotto antistaminico per tipo 16 giorni, sempre così da. Stavo preparando uno zainetto con le cose da portarmi, perché in teoria il chirurgo mi ha detto che io stasera non devo rimanere lì, quindi entro, faccio quello che devo fare e poi stasera esco, dovrei uscire, se tutto va bene logicamente, senza drenaggi, senza nulla, quindi sarebbe top. Vedremo come andrà, per ora appunto vi saluto, ci vediamo direttamente in clinica. Oh mio Dio. Eccoci nella stanzetta, mi ha accompagnato mia madre. È piccolina perché non è quella da degenza notturna, ma è soltanto, vedete, per stare un attimo così. Qui ci sono le ciabattine, il camice. Ci hanno dato da mettere queste cose sulle scarpe. E basta, adesso aspetto che arrivi l'infermiera, il chirurgo, penso l'anestesista. E poi niente, mi farò vedere in camiciata. Eccomi qua. Questa è la mia tenuta, ragazzi. E siamo pronti. Allora, sono tornata a casa, mi sento un pochino rinco, logicamente guardate i miei occhi, come sono calati verso il basso. Non vi ho ripreso nessuna clip una volta uscita perché praticamente mi è venuto a trovare il mondo e quindi non ho fatto proprio in tempo materiale. Appunto sono uscita alle 4 e qualcosa dalla sala operatoria, tempo che poi mi sono risvegliata, alle 6 e mezza mi hanno rispinta a casa. Proprio velocità della luce, adesso sono tipo le 7 e 20. E sono entrata in sala all'una e qualcosa, è durato 2 ore e mezza. Ho già le foto, perché mi ha fatto le foto in sala operatoria, quindi ve le volevo far vedere, perché appunto state condividendo questa esperienza con me. Tra l'altro qua vedete le fasciature, quindi adesso vi faccio vedere tutto. E mi avevano spiegato che avrei potuto avvertire un senso di pesantezza, ma in realtà molto poco. L'unica cosa che noto è che faccio molte pause, appunto fai respiri brevi ma intensi. Dolore zero assoluto, non so se c'è ancora in circolo qualcosa, vedremo nei prossimi giorni, però appunto per ora top favola wow. Mi sento solo un po' tirata, tipo vedete devo stare un po' così, non posso stare drittissima. Vi faccio vedere, niente non ve la metto a fuoco però magari un pochino si intravede. Faccio vedere anche la cicatrice, vedete com'è qui e va giù. Pensavo sotto fosse più grande, in realtà è più piccola, quindi niente, sono molto curiosa. Tra l'altro qua, guardate, vi faccio vedere qua sopra, c'è la fascia, vedete che comprime qui. Qui c'è un pezzo di pelle libera invece e tipo è troppo morbido, vi giuro, è bellissimo. E qui appunto poi ci sono i punti. Alle braccia riesco anche a muoverle bene, come vedete, cioè riesco a vloggarvi in una maniera quasi decente. E ripeto, sono passate solo 3 ore, quindi dai, mi reputo soddisfatta. Quindi appunto questi giorni condividerò con voi le mie giornate, nel senso ogni giorno farò una piccola update di 1-2 minuti, quindi oggi appunto day one. Vi voglio far vedere come si vede allo specchio. Come vedete adesso sono molto in alto, io ho messo appunto una protesi tonda sotto muscolo, però appunto ecco, per ora unici sintomi tra virgolette, respiro un po' affannato, schiena un po' inarcata, ma neanche più di tanto. Insomma, ho visto persone che davvero camminano così e basta. Appunto non devo alzare il braccio più di così. Buongiorno, oggi è la mattinata successiva, giorno 2, ma neanche se contiamo le ore. Prima nottata passata normalissima, l'unica cosa è un po' scomodo dormire con 3 cuscini dietro la testa e a 45 gradi, però fattibile. Mi sono svegliata soltanto 2 volte, una volta per aggiungere un cuscino, una volta per bere. Mi sono alzata tranquillamente, praticamente tipo mummia, così. Un po' di forza sugli addominali, non troppa. Mi vedrete vestita così per i prossimi 7 giorni, probabile. Dopo mia madre mi aiuterà un attimino a sciacquarmi, perché mi ha detto che dietro insomma era un po' sporca di liquidi, diciamo così. Quindi per ora zero, non sento nulla. Ieri sera, unica piccola cosa, su questa parte qua mi pizzicavo un po', come se avete sempre la sensazione quando mi fate un taglietto, quel bruciore lì, però è durato davvero 5 minuti, poi basta, cioè davvero non sento nulla di nulla, quindi forse è meglio così. E vedremo poi oggi come andrà. Stamattina devo prendere l'antibiotico e poi appunto, se nel caso mi dovesse dare qualche fastidio, ho da prendere la tachipirina 1000. Queste sono le uniche 2 cose che devo prendere in quanto medicine. Buongiorno, oggi è il giorno 3, è il 18, io mi sono operata il 15, sono appena tornata dalla visita e mi hanno semplicemente aggiunto dei cerotti per mantenere questa zona qui.
qui, però non so se si nota, qua sono tutta rossa, quindi ogni tanto mi faccio di questo per far respirare un pochino, perché sono iper fastidiosi. Però a parte questo, che è il mio unico disagio, insieme al collo incriccato perché non so più come dormire, infatti stanotte proverò con qualcosa per l'aereo, a parte quello tutto bene. Non so se riuscirò a farvi vedere qualcosa giovedì, quindi tra 2 giorni mi potrò poi mettere il reggiseno contenitivo e mi toglieranno queste fasciature qua, che io adesso non so come farvi vedere. Come vedete sono sopra e sotto. Qui ci sono le cicatrici, insomma, più o meno è tutto fasciato, è ancora un po' informe. Sto cominciando a muovere un pochino di più le braccia, mi ha detto insomma fai quello che ti senti, non alzare i pesi e queste cose qui. E appunto poi non vedo l'ora di vedere con il reggiseno se mi sentirò un pochino meglio, perché così non riesco proprio a stare dritta, cioè questo è il mio massimo. Oggi è il giorno 4, le notti stanno cominciando a diventare insonni, infatti sto dormendo con quel cuscino che si mette tipo, sapete, per andare sull'aereo. Mi ha salvato letteralmente il collo. Per il resto oggi che sensazioni ho? Allora, comincio a percepire più pressione nella parte bassa, quindi proprio qua sotto. Non so se sono le fasce, se sono i punti, non capisco ancora bene, non riesco a definire. Domani vado dal medico, mi toglie le bende e appunto mi mette il reggiseno, quindi vi potrò dare maggiori indicazioni e sensazioni. Allora, giorno 5, sì, io sono sempre peggio, ogni clip inizierà così. Stamattina sono andata e come vedete mi hanno messo il reggipop contenitivo e cercherò di farvi vedere. Qui sotto io logicamente ho i punti, qui sopra penso che comunque un pochino si intraveda, e qui intorno, quindi mi ha tolto praticamente i cerotti che avevo, disinfettato la zona e mi ha messo uno scotch ipoallergenico. Mi ha tolto tutte quante le bende, infatti adesso vedete qua c'ho ancora i segni. Qui sono un pochino rossa. Ma lasciate perdere che c'ho una pancia gonfissima, come appare di profilo. Le sento molto alte perché, vedete, la cosa finisce tipo qua. Qui mi si è formata invece una bollicina di acqua, dei cerotti, fortunatamente è solo lì. Però va tutto molto meglio, adesso mi sento anche un pochino più distesa e dormivo soprattutto in piedi, che era la cosa più straziante, perché più che altro avevo paura che si distaccassero ancora di più, non avendo fatto una mastoplastica normale. Logicamente devo stare un po' più attenta con il tessuto per non far afflusciare ulteriormente la zona. Quindi appunto avevo paura che dormendo stesa le protesi col peso sarebbero andate verso l'esterno. Invece adesso che ho questo, comunque comprime al massimo. Io ho preso una misura XL, vi lascio il link qua sotto di quello che ho preso io, che appunto è bello compresso, perché non so se vedete, ha delle tacchettine qua davanti e anche qui sopra le spalle, quindi ve lo potete regolare. E questo qui va bene perché io appunto ho il torace largo, in più c'ho pure la pancia gonfia. Lasciamo perdere. Dove ho prurito, nella zona in cui mi ha tolto i cerotti, mi ha detto può succedere, io ho una pelle che è un pochino sensibile, appunto mi ha detto di mettere il Gentle in beta. Per ora mi sta prurendo soltanto in questa zona qui, vedete che confina con l'ascella, però per il resto ecco, appena me l'ha tolti, raga, prurito che non vi dico, volevo tipo fare di questo. Adesso devo tornare tra una settimana, quindi noi ci rivedremo tra una settimana, perché nel mentre, a meno che non succeda nulla, rimarremo così. E poi la prossima invece dovrò andare a togliere i punti, dopodiché potrò ritornare a guidare, che è la cosa che sicuramente mi manca di più. In più domani devo andare dal parrucchiere a lavarmi i capelli, cioè tutte piccole cose che scocciano. Però sono sicura che quando sarà tutto finito, tutto bello sistemato, mi scorderò di questi momenti, no, riguarderò questo video e mi dirò guarda che faccia sbattuta da 3 ore a notte. E appunto speriamo stanotte di dormire, perché mi posso mettere un pochino più stesa. Allora, dopo non so neanche quanti giorni, vi faccio un update, però stavolta vi prendo così perché finalmente riesco a muovermi tranquillamente. Penso almeno una settimana sia passata dall'ultima volta che ci siamo sentiti. Adesso va tutto molto meglio, la zona è ancora gonfia, ma oggi perché vi ho fatto questo update? Perché sono andata a togliere i punti. È stato stranissimo come sensazione. Avevo già messo punti prima, me li avevano già tolti, ma stavolta è stato proprio strano perché me li hanno messi in un modo da poterli sfilare. Quindi ha proprio sfilato via il filetto della parte sotto, quello per lungo, e intorno invece al capezzolo con un bisturino ha tagliato pezzetto per pezzetto e ha sfilato anche quello. Sentito proprio zero, a parte forse sotto a questa. Mi ha spiegato si era formata già una piccolissima crosticina, quindi ho sentito un po' di più, ma proprio tranquilli, tranquilli, tranquilli. E volevo farvi vedere appunto il giorno 1 senza i punti. Allora, spero si veda qualcosa. Questa è
una cicatrice che va in verticale. Questo che vedete scuro è un livido, mentre come vedete qua sotto è davvero piccolissimo. Adesso spero si veda qualcosa, perché non oso toccare praticamente nulla. Mentre ad esempio di qua hanno fatto una cicatrice un po' più lunga sotto, cioè un po' più esterna, però non si vede sempre questa qua sotto. In verticale, come vedete, è leggermente più piccolina dell'altra, il solito lividino, e poi sopra parte il capezzolo. Quindi adesso sicuramente meno fastidio, mi sento un pochino più libera. Soprattutto mi ha detto che posso tornare a guidare, quindi yeah, io già domani avevo programmato 8000 appuntamenti, quindi figuriamoci se mi diceva di no, era un casino. E posso anche farmi la doccia, mi ha detto di tamponare poi subito la zona, non sfregare troppo troppo forte, con un sapone logicamente neutro. E soprattutto di asciugare un pochino con il phon per velocizzare appunto l'asciugatura, senza starci troppo perché la zona magari è ancora un po' insensibile. Infatti un capezzolo lo sento, mentre l'altro, se ci passo il dito, è come si chiama, l'arto invisibile. Praticamente io vedo che sto toccando ma non sento nulla, però mi ha detto che è normale e che più avanti tornerà la sensibilità. Mi ha detto anzi che già ci senti ad uno, quindi ok. Poi il mio chirurgo mi ha detto questa cosa, voi fate sempre come vi dice il vostro, logicamente questa è soltanto la mia esperienza. Mi ha detto appunto, posso farmi la doccia, lavarmi eccetera eccetera, di non disinfettare con nulla, e quando mi si stanno formando, cominciando proprio a formare delle crosticine evidenti, di chiamarlo perché mi dirà poi che crema comprare per non far vedere la cicatrice il più possibile, quindi una crema cicatrizzante. Quindi questa è la nostra update, oggi è il giorno 20 da quando mi sono operata, mi sembra una vita fa. Eccoci qua con un'altra update, so che è passato in realtà tantissimo tempo dall'ultima clip, stavo guardando proprio ora sul computer. Oggi è esattamente il 25 di aprile e io mi sono operata il 15 di febbraio, quindi sono passati 2 mesi e 10 giorni. Ad oggi vi posso dire che non mi sono affatto pentita. Però, allora, la mastopessi, come vi ho detto anche nelle clip precedenti a questa, è un intervento più complicato e dai risvolti un po' più imprevedibili rispetto a una mastoplastica normale, non mi veniva il termine. Infatti cosa è successo? Allora, le protesi, raga, benissimo, cioè mai sentito nulla, questo lo ripeto e continuo a ripetervi, però tra parentesi, sempre una cosa soggettiva. Appunto, le protesi, tutto bene, sono morbidissime, sono andata anche a fare diverse visite, i controlli eccetera eccetera, tutto bene. Dopo vi faccio vedere anche quale crema mi hanno dato per le cicatrici. Unico problema è che praticamente io ho dei tessuti molto elastici, essendo anche comunque molto giovane, poi già comunque tesa dal dimagrimento che io ho avuto, ha ceduto un pochino troppo, soprattutto su uno dei due seni, quindi uno è rimasto bellissimo, perfetto, non mi lamento per il risultato che potevamo ambire ad avere, sempre, perché poi non è come logicamente lo vorrei io, perché ripeto, purtroppo non peso 60-58 kg, il risultato è molto naturale e molti magari diranno fighissimo, cioè bellissimo naturale, però io volevo un ciccinin, quella finzione, quella cupoletta che si va a creare, sapete, ecco. Però appunto quella cosa si può ottenere soltanto in due modi: uno, appunto, essendo magra, quindi avendo poco grasso già esistente, o comunque una ghiandola mammaria, proprio parliamo di questo, più piccola, meno pesante di quella che invece ho io. Secondo caso, se si va a mettere una protesi grande. Invece nel mio caso io mi sono tenuta sul risultato appunto naturale, proprio perché siamo andati a mettere una protesi da 4,50, che per la mia fisicità e il mio torace, che comunque è molto largo, si va ad adattare benissimo. Infatti io non ho praticamente cambiato reggiseni di nessun tipo, sia quelli con la coppa sia quelli elastici, solo quelli sportivi ho dovuto ricomprare, e adesso ve ne consiglio uno di Decathlon, che è il mio preferito in assoluto, perché quelli sono più stretti, sono più comprimenti, insomma, avendo adesso una sostanza mi risultavano un po' scomodi. Quindi a settembre, perché adesso non mi andava di rifarlo sinceramente, mi dovrò risottoporre a un piccolo interventino, mi dovranno semplicemente riaprire il capezzolo nella parte superiore, togliere un altro lembo di pelle e riposizionarlo un pochino più sopra, quindi si tratta semplicemente di togliere un pochino più di pelle, questo è, però è una cosa che avevamo già messo in conto che sarebbe potuto succedere, non mi pesa affatto come cosa, perché comunque io ambisco a un risultato che spero sia comunque gradevole alla fine, però sono contentissima anche soltanto fino ad ora. Quindi adesso andiamo in bagno, vi faccio vedere sia le cicatrici come stanno dopo appunto più di 2 mesi, che comunque PS sono sottilissime, e la crema che utilizzo con il reggiseno sportivo. Allora, questo
è il modello di reggiseno che prediligo, che praticamente è l'unico che sto indossando in palestra, perché comunque adesso ho ripreso la palestra in maniera sempre soft, senza salti o robe troppo impegnative, però si può fare tutto, sentite sempre il vostro corpo, cosa vi dice di fare. E appunto ho fatto così, qui alle coppe, cioè non sono imbottite ma semplicemente preformate, cernierina sul davanti, così quando si chiude viene bello aderente, e qui anche alle fascettine, le tacchette, e dietro come vedete è traspirante prima di tutto, con tutti i forellini, e poi è chiuso in questo modo, quindi è molto comodo. Non ricordo il modello, ma so che è appunto della Domios, quindi lo trovate comunque da Decathlon, tipo intorno ai 25-30 euro più o meno. La crema che invece metto una volta al giorno è questa qui, si chiama Caloid On, ed è appunto cicatrizzante in gel. C'è anche la versione, tra virgolette, più costosa, perché questa viene intorno ai 20 euro, l'altra invece intorno ai 30-35, forse anche 40, che però si trova soltanto nelle farmacie internazionali, credo, tipo quella di Roma, al Vaticano, però questa qui funziona da Dio comunque. E appunto io ogni sera dopo la doccia la vado a massaggiare sulle cicatrici, molto semplicemente. Poi io ho avuto un piccolo problema sempre sulla stessa tettina praticamente, che infatti era anche il capezzolo che mi si era anestetizzato di più e si sta risvegliando soltanto adesso, diciamolo così, che quando tengo per troppo tempo il reggiseno vedo che si va proprio a restringere, cioè come se si accartocciasse, e quindi con la crema io lo vado bene a spalmicchiare, ma questo è dovuto sempre alla cosa della quantità di pelle che mi è rimasta in eccesso, quindi andandolo poi a rimuovere a settembre dovrebbe tornare tutto normale. Allora, prima di tutto, beh, questa è la mia magliettina sobria da casa del Re Leone. Come vedete il risultato, cioè si vede anche da qui insomma, che è molto più naturale, nulla di troppo eccessivo. Questa è una cicatrice, come vedete è piccolissima, vabbè è ancora un po' rossa ma mi sembra anche normale. Questa è quella che va verso su, mentre quest'altra è rimasta leggermente più grande, però mi hanno detto che passerà tranquillamente. E qui è appunto la parte superiore. Quello che sarebbe piaciuto a me era che si vedesse proprio da qua la super conchetta che partiva, ma appunto non è possibile dato che comunque come vedete c'è cicetta. Però ripeto, sono molto soddisfatta. Purtroppo sono stata un po' ingenua e non ho registrato delle clip prima dell'operazione proprio del seno, ho soltanto delle foto che adesso non so se riuscirò a mettere in qualche modo, cercando di non farmi segnalare il video o di mostrare troppo, perché sono comunque un po' pudica, ma per questo video mi sono lanciata perché avrei voluto trovarli prima di fare io l'operazione, quindi ho detto lo faccio per chi lo farà dopo di me. Detto ciò, il video in realtà esperienza finisce qua, perché non so se poi ne farò altri, comunque vi aggiornerò senza fare questo video così per intero. Farò un video, magari tra qualche settimana, non lo so, dove risponderò alle vostre domande. Quindi se volete farmi qualche domanda o la scrivete qua sotto nei commenti, poi io me la vado a ripescare. Magari scrivete all'inizio del commento domanda, non so, qualcosa che mi faccia capire. Oppure seguitemi su Instagram, che poi vi chiederò lì di farmele direttamente, almeno non c'è bisogno che io me le vada a ricercare tutte quante. Vi ringrazio per aver seguito la mia esperienza. Questo è il primo video che faccio lungo esattamente 2 mesi e mezzo, quindi insomma spero abbiate apprezzato. Io vi mando un bacione e mi raccomando, se vi è stato utile iscrivetevi e mettete un bel pollice in su. Ciao!